Prego. Grazie Presidente. Con l'atto di oggi sostanzialmente il Parlamento, il Governo, lo Stato compie una sorta di atto dovuto, cioè celebra in realtà un'occasione tecnica, meccanica, come vorrei dire, celebra 8 secoli dalla morte di Francesco d'Assisi, avvenuta il 3 ottobre del 1226. Però, Presidente, immagino che nell'idea di tutti noi questa celebrazione esce dalla parte squisitamente celebrativa per in qualche misura abbracciare un sistema di quello che in realtà celebriamo, e cioè un sistema di valori che nel tempo la figura di Francesco ha rappresentato, ha materializzato, il tutto in una città, in un territorio, in una regione, in una nazione quale l'Italia, di cui Francesco è patrono evidentemente unanimemente riconosciuto, che vive questa realtà e cerca di trasferirla e di tramandarla. Io vengo dall'Umbria, vengo da Assisi, ho vissuto per alcuni anni ad Assisi e vi posso, colleghi, testimoniare che in realtà in quei luoghi si respira quello che Giovanni Paolo II definiva lo spirito di Assisi. Ora, veramente complicato descrivere come agire per riuscire a materializzare questo spirito nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione, cioè trovare un aggancio anche solo in un momento celebrativo tra un atto dovuto che noi ovviamente approviamo, apprezziamo e anticipo evidentemente che voteremo, compiuto dal governo, dallo Stato, rispetto alla necessità di mettere a disposizione strutture organizzative, economico-finanziarie per degnamente celebrare nell'arco di più anni l'importantissima ricorrenza e agganciarci un sistema di valori che oggi più che mai risulta assolutamente indispensabile assorbire, trasferire, tramandare, accogliere in pieno nella vita di tutti i giorni, nel governo degli stati, nel governo dei destini, delle comunità che si riconoscono negli stati, ad esempio oggi d'Europa. Ecco, dicevo, è impresa veramente ardua e difficile che resta in capo a questo comitato, sul quale evidentemente noi raccomandiamo massima attenzione, Presidente, massima attenzione, perché a questo comitato appunto l'arduo compito di uscire da una vuota celebrazione degli 8 secoli di ricorrenza dalla morte del santo e entrare invece in una logica di preservazione e trasferimento di valori indispensabili in questo momento storico più che mai, oggi più che mai. E non è scontato che ciò accada, colleghi, guardate, non per polemica, ma ad esempio ricordo, cito un passaggio da consigliere regionale, qui c'è la collega Modena che visse da protagonista quella stagione, da consigliere regionale dell'Umbria, noi scrivemmo una riedizione dello statuto regionale, che era una sorta di costituzione, no? Della regione, della comunità regionale dell'Umbria. Ebbene, ripeto, non per vis polemica, ma solo per appunto aiutare a capire la difficoltà di trasferire questi valori in modo assolutamente condiviso, noi non riuscimmo a indicare nell'articolo 1 dello statuto della regione
i valori rappresentati da Francesco e da Benedetto come valori fondanti della comunità regionale dell'Umbria. Non ci riuscimmo, non ci riuscimmo. Riuscimmo, la maggioranza, che all'epoca era ovviamente una maggioranza, noi eravamo opposizione, che incarnò nella figura di Capitini i valori di pace che la città di Assisi, ma anche tutta la comunità regionale, ovviamente condividono in modo assolutamente diffuso. Bene, ripeto, non lo dico per vis polemica. Oggi il nuovo Statuto dell'Umbria in fase di elaborazione conterrà quella citazione, ma non è perché io credo che questo sia assolutamente necessario e indispensabile, perché i simboli, le figure retoriche, le immagini, le storie, le tradizioni debbono essere citate, tramandate, conosciute, rappresentate alle giovani generazioni, a chi viene dopo. Se la figura di Francesco e i valori che lui ha rappresentato e che sono esplosi nella loro importanza nel corso dei secoli oggi assurgono a tale importanza, è perché appunto noi dobbiamo essere capaci di trasferirli nel condiviso, in modo assolutamente fuori dalla dinamica della discussione politica di parte. Io mi auguro che tutto questo riesca a farlo questo comitato, a cui è demandato un programma organizzativo, un sistema di eventi e la necessità di adottare decisioni e provvedimenti utilizzando appunto risorse che, per quanto mi riguarda, sembrano anche congrue e che saranno utili per appunto agire su questi versanti. Sapete, colleghi, per darvi un dato, quand'è che la prima volta compare la parola Italia nell'arte italiana? Compare per la prima volta nella Basilica Superiore di Assisi, negli affreschi di Cimabue. Giotto, Simone Martini, Cimabue tramandano questi valori e lo fanno in modo visivo, plastico. Ecco, in questo modo io credo, con diversi strumenti e con diverse logiche, debba farlo questo comitato, a cui evidentemente noi presteremo grande attenzione nel controllare quello che accade e nell'indirizzare l'attività appunto di questo comitato. Al governo la raccomandazione di provvedere con grande attenzione alla sua formazione, evitando che possa rappresentare un semplice mezzo di spartizione di incarichi, peraltro non retribuiti, quindi ancorché importanti ma non retribuiti, e diventi invece un'occasione per contribuire in modo, ripeto, condiviso, ampiamente condiviso, alla formulazione di un programma di eventi che possa dare senso alla ricorrenza. Buon lavoro.